C'è ancora la macchia di sangue sul selciato, ci sono ancora tantissimi giovani senza mascherina che sfidano le regole anti-Covid, c'è tra i ristoratori un senso di impotenza e preoccupazione. E il clima che si viveva stamane sul lungomare di Napoli, a Via Partenope, dopo l'aggressione che ha visto protagonista un sedicenne ferito ieri nel corso di una rissa tra baby gang nel giorno di Martedì Grasso, creando non pochi problemi alla città. Pochi controlli e migliaia di giovani in strada, una bomba d'orologeria esplosa nel primo pomeriggio quando due fazioni di minorenni se la sono data di santa ragione. Tra loro anche chi ha brandito un coltello ferendo un coetaneo a un fianco. Una scena ripresa dai cellulari di tanti cittadini che erano a tavola in uno dei tanti ristoranti del lungomare. A raccontare quanto avvenuto il ristoratore che ha dato l'allarme. Purtroppo ieri è successo quello che non dovrebbe succedere, soprattutto in una città come Napoli nel 2021. Scene ed episodi molto sgradevoli, migliaia di ragazzini assembrati senza mascherina che si sono praticamente picchiati, accoltellati anche avanti al mio ristorante, facendo perdere anche clienti che purtroppo si sono alzati e se ne sono andati o non sono riusciti proprio ad arrivare per la paura di quello che stesse succedendo. Una situazione, quella delle baby gang in città, che sta sfuggendo di mano e che in poche settimane ha riproposto un allarme sociale a cui mettere un freno immediatamente, così Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica a Napoli. Credo che accanto ad una scuola che funzioni, ad una lotta alla dispersione scolastica, ad una bonifica di quartieri spazzatura dove purtroppo non c'è che degrado e non si può fare altro che delinquere, c'è bisogno anche di una risposta repressiva, naturalmente molto intelligente e molto conforme allo Stato di diritto, nel senso che io ho sempre battuto, pur andando controcorrente, che il buonismo nei confronti dei minorenni che delinquono è deleterio.